Salve a tutti e ben ritornati. Oggi vi presento questa nuova ricetta della mia rubrica orientale. Una delle ricette più famose della cucina cinese è quella degli involtini primavera. Chi non li conosce? Assolutamente nessuno, penso. Oggi vi presento questa versione degli involtini primavera che è la più neutra di tutti quanti, ossia in versione vegetariana. Potete, a seconda dei vostri gusti, lasciarla così oppure aggiungere del pollo o dei gamberetti. Ma adesso vi lascio ad ingredienti e procedimento. La prima cosa da fare è preparare la pastella. La pastella per le crepe sottilissime che verranno utilizzate come involucro di questi involtini primavera. La pastella dovrà essere molto liquida e le crepe dovranno essere sottilissime. Se nella versione classica della preparazione delle crepe non riuscite a fare le crepe molto sottili, un consiglio che vi posso dare è questo: mettere un mestolino, comunque l'impasto che serve per una crepe, dentro la padella e poi con un pennellino di quelli per dolci spennellare tutto l'impasto sulla superficie della pentola. In questo modo vi verrà una crepe davvero sottilissima e quindi nel momento della frittura sarà veramente croccante. Messe da parte le crepe, possiamo ora dedicarci al ripieno, quindi tagliare molto finemente tutte le verdure che serviranno per il ripieno. Nel caso in cui vogliamo aggiungere anche il pollo oppure i gamberetti, allora dobbiamo utilizzare un macinato di pollo molto sottile, molto fine, oppure dei gamberetti tritati grossolanamente con un coltello. Quindi al momento di soffriggere la cipolla aggiungiamo o il macinato di pollo oppure i gamberetti e quindi poi in seguito tutte le verdure. Ora non resta che preparare il nostro condimento, che in realtà è una cosa semplicissima, bisogna soltanto mescolare tutti gli ingredienti della salsa in una ciotolina e quindi metterla un attimino da parte.
questo punto siamo arrivati alla cottura del ripieno, quindi mettiamo a soffriggere la cipolla e se vogliamo usare il macinato di pollo oppure i gamberi possiamo metterli in questa fase, quindi appena rosolata la cipolla aggiungiamo gamberi o macinato di pollo e li lasciamo cuocere per circa un paio di minuti. Quindi aggiungiamo tutte quante le verdure e aggiungiamo la salsa. Dobbiamo lasciar stufare, quindi semplicemente far ammorbidire. Ci vorranno circa 5-6 minuti con un coperchio e saranno pronte. Il liquido della nostra salsina non si dovrà ritirare completamente, dovranno rimanere un pochino umide. Ora possiamo preparare i nostri involtini, quindi prendiamo le nostre crepe, aggiungiamo un pochino di ripieno, chiudiamole a mo' di cannelloni e mettiamole da parte per la frittura. Per la frittura basta un dito d'olio in un wok oppure in una padella un pochino tonda, quindi non servirà abbondante olio. Mi raccomando, nel momento di friggere i vostri involtini mettete per prima gli involtini con la parte della chiusura della crepe sotto, così si sigilleranno bene e 2-3 minuti potete rigirarli e quindi farli ben dorati. In realtà tutti gli ingredienti sono già cotti, devono essere soltanto belli croccanti. E i nostri involtini primavera sono pronti, io li adoro, adoro il ripieno così con questo profumo un po' agrodolce e mi piace tantissimo la versione con i gamberi in realtà. Sono un tipico antipasto, diciamo, cinese, davvero famosissimo in tutto il mondo, quindi fatto in tantissime maniere, con il rice paper, i fogli di riso, con queste crepe, insomma, si può fare in tantissimi modi. Io ho preferito farvi vedere la versione quella con le crepe perché in realtà è la prima che ho conosciuto tantissimi anni fa quando sono andata al ristorante cinese per la prima volta, ero una ragazzina. Mi presentarono questi involtini primavera che tuttora in quel ristorante che è ancora aperto servono e penso che siano i migliori che io abbia mai mangiato, li fanno con questa crepe sottilissima preparata in casa, quindi questa è una delle tante versioni degli involtini primavera, direi anche una delle più conosciute. Servitela a vostro piacere con della salsa agrodolce oppure della salsa di soia. Io adoro la salsa agrodolce che naturalmente potete fare benissimo in casa, non occorre per forza comprarla. Se volete vi lascio la ricettina velocissima che ho qui sul canale di tanto tempo fa. E se avete qualche dubbio mi raccomando chiedetemelo sotto nei commenti oppure via mail. E niente, io vi ringrazio tanto per aver guardato questo video, se questo video vi è piaciuto mi raccomando un bel like al video, iscrivetevi al canale così non perderete tutte le ricette e tutte le novità e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio grande, ciao!